delle conclusioni difficili, perché uno solitamente se le scrive prima, invece io ordinatamente ho fatto una ventina di foglietti in cui ho scritto mano a mano quello che ci dicevamo, e mi sembra che però delle direzioni comuni molto chiare siano emerse dall'assemblea, e che quindi un precipitato concreto lo possiamo ricavare da questo incontro, ricavare da questa assemblea. Prima di tutto questo io però vorrei dire una cosa che si ricollega anche a quanto diceva Rosa adesso. 50 interventi, io l'ho guardato dalla sedia. C'è stato un livello di attenzione, di rispetto, di ascolto che non è scontato in un contesto del genere. A volte capita che uno parla, no? Dice la cosa sua, oppure ascolta il compagno della sua città, il compagno della sua organizzazione, e poi si distrae. Invece la mia impressione, e spero che abbiate avuto la stessa impressione anche voi, è che non sia stato così, cioè che ci sia stato grande interesse, grande attenzione e grande rispetto per gli interventi di tutti. Mi dispiace, ci dispiace se non siamo riusciti a far parlare tutte le persone che ce l'hanno chiesto, ma ovviamente era complicato, diciamo, per ragioni di tempo. Vado direttamente quindi a queste conclusioni, che proveranno a essere un riassunto e un'indicazione di quello che è uscito da questa assemblea, assemblea alla quale io lo vorrei ricordare, noi abbiamo fatto partecipare, abbiamo ritenuto che fosse giusto che partecipassero certamente le assemblee territoriali delle varie città, ma anche tutti quei soggetti che fin da principio hanno creduto in questo percorso. Questo ce lo dobbiamo dire, perché questo restituisce la complessità e la multiformità di questo percorso, che è tale proprio grazie alla pluralità che lo contraddistingue. La parola d'ordine, quella che è venuta fuori in quasi tutti gli interventi, è democraticizzazione. Io penso che noi dobbiamo lavorare, e anche questo si è detto, su due piani. Non dobbiamo dimenticare che l'assemblea è un luogo importante, è il cuore della decisione. Io credo, e credo che in questo dobbiamo, come dire, essere chiari. Credo che ci sia bisogno di affiancare tanti altri strumenti, perché è vero, lo dicevano anche i compagni prima le persone, è vero che ci possono essere difficoltà a partecipare, è vero che non si potrà mai essere completamente capillari con le assemblee, ma se questo teatro oggi si è riempito e se si è riusciti a fare la campagna elettorale forse più povera di sempre, ma anche la più bella di quelle che chi ne ha fatte tante si ricorda negli ultimi anni, ebbene è perché ci siamo guardati in faccia, ci siamo parlati, ci siamo conosciuti, e questo non si sostituisce con Facebook. Sfoghiamo con Facebook, scriviamo il peggio del peggio, e non è detto che siamo migliori di quello che scriviamo su Facebook, si spera. Dunque questa richiesta di democraticizzazione deve essere affrontata presto e deve essere affrontata con cura, in maniera tale che gli strumenti si integrino, con un forum, con una piattaforma alla quale ci si può iscrivere, capiremo come, ma quello che è certo è che noi non dobbiamo disperdere chi ha creduto in noi, non solo chi è qui dentro, ma chi ci ha votato, chi ha partecipato alle assemblee, altrimenti inevitabilmente queste assemblee si svuoteranno. E poi soprattutto i fatti parlano, no? I fatti che qui prima un compagno, non me ne vorrà Carla di Democrazia Atea, però prima parlava di esempio, una parola che attiene a un vocabolario che a volte è distante dal nostro, no? A un'altra semantica. Invece io penso che sia una parola chiave, non perché, come dire, dobbiamo essere evangelici o ci dobbiamo, come dire, ispirarci ai testi sacri, ma per un'altra ragione, e cioè che purtroppo, per fortuna, il dato è che chi ci ha conosciuto e chi ha conosciuto ciò che noi concretamente facciamo sui territori ci ha seguito nel voto, ma ci ha seguito anche nella preparazione e nel contributo a questa campagna elettorale. È per questo che l'esempio è la parola chiave, il radicamento è la parola chiave. Prima Francesco diceva: facciamo le case del popolo, facciamo proliferare le case del popolo, facciamo sì che ogni territorio possono essere sedi che già esistono, sedi di associazioni, può essere la casa di
qualcuno. Per tanti anni, e noi ce lo siamo ripetuti all'inizio di questa avventura a Napoli, all'OPG, ci siamo detti, e ce lo siamo detti anche negli anni dell'OPG, che per noi sono stati anni di crescita. Scusate se parlo di questa cosa che riguarda direttamente la mia militanza. Ve lo ricordate quando ci vedevamo a casa di primavera, una compagna che è morta col bambino a casa? Vi ricordate quando ci vedevamo a casa di primavera? Sì, ci si vede anche nelle case, si può fare anche della propria casa un luogo da cui partire. Quindi non ci sono scuse che tengano, non ci sono mancanza di soldi che tengano, si fanno le collette. Oggi si vede a casa dei compagni, oggi si vede per strada i ragazzi della piazzetta di Catania prima dell'occupazione che hanno fatto durante questa campagna elettorale. Sia lo spirito quello che ci deve muovere, cioè l'idea che ovunque ci sia un compagno ci deve essere un esempio, che è anche, perché no, un esempio di integrità, di moralità, di antirazzismo, di antisessismo nella vita quotidiana, perché queste cose si intrecciano, c'è poco da fare, ma anche che come ci sono un gruppo di compagni, dei compagni che si organizzano delle assemblee territoriali, ci possono essere anche degli spazi. Questo credo sia necessario, perché per praticare il mutualismo, per praticare le attività sociali, per praticare quelle attività che sono di esempio, ma anche che faranno sì che noi ci moltiplicheremo velocemente e facilmente, c'è bisogno anche di questo, c'è bisogno di farsi vedere e farsi conoscere, di andare a parlare, quello che ci siamo detti alla prima assemblea. E se vogliamo parlare di bilanci, perché non soltanto di bilanci elettorali e di percentuali si deve parlare, allora diciamoci anche questo, che se queste elezioni sono servite a qualcosa è a confermare delle ipotesi che noi avevamo, e cioè che nei territori in cui ci siamo, dove abbiamo lavorato, dove i compagni da anni sono un presidio di antifascismo, di antirazzismo, di civiltà, con le sezioni, con le associazioni, con i loro circoli, che dove ci siamo anche la risposta c'è. E dunque facciamo anche questo bilancio e diciamoci che quando ci siamo detti che bisognava lavorare in questa direzione, forse era, come dire, la direzione giusta. Non ci inventiamo niente, ci sono compagni che sono decenni che lavorano in questo senso, si tratta di prendere quelle esperienze e in qualche modo di farle patrimonio comune. Prima si è parlato di alcune campagne, io ne dirò alcune riprendendo soltanto quello che hanno detto gli interventi precedenti. Credo che anche sulle campagne bisogna avere la giusta elasticità, ce ne sono alcune, la LIP scuola, quella contro il pareggio di bilancio, che sono certamente quelle rispetto alle questioni dell'accoglienza, che sono certamente campagne per loro natura nazionali, vanno abbracciate in quanto campagne nazionali. Capiremo come, ne discuteremo, ma vanno abbracciate come campagne nazionali. Lo stesso vale per la questione dei diritti sul lavoro o della questione del reddito. Sono campagne che possono essere abbracciate da tutti. Ce ne sono altre che, pur nella rete, nella solidarietà che dobbiamo costruire, sono territoriali. Questi due piani si devono integrare. Gli interventi che hanno parlato di casa loro, di quello che succede nel cortile davanti al loro palazzo, e gli interventi che hanno parlato di Europa, sono la stessa cosa, vanno nella stessa direzione, non sono di discorsi diversi. E alla faccia di chi oggi ci sbatte in faccia che parliamo poco dei massimi sistemi, che parliamo poco, non so, di chissà quali teorie, allora io dico questo, che soltanto se noi le mettiamo in pratica, e ci facciamo anche dire dalle pratiche se ci abbiamo visto giusto, soltanto se integriamo questi piani, se integriamo le mazzate che provano a darci dall'Unione Europea, che ci danno e che noi dobbiamo contrastare, con le mazzate che provano a darci e che proviamo a contrastare sul posto di lavoro, a scuola, in qualsiasi contesto, solo in questo intreccio si vince. Chi vi fa un ragionamento e vi dice o l'uno o l'altro, o la mia riunione di condominio o il mondo intero, fa il ragionamento, scusatemi se mi permetto di dire questo, di chi non si è fatto mai una lotta in vita sua e non capisce una connessione banale che c'è tra questi piani, banale, semplice, non capisce tutto. E quindi ben venga la lotta per i trasporti, ben venga la lotta contro l'Unione Europea, ben venga la lotta contro dei principi
che sono dei principi che si stanno affermando e che sono vergognosi. Tanta gente, mi riferisco al razzismo, al sessismo, al fascismo, lo dico perché tanta gente è... mi ha fatto veramente incazzare questo. Alla fine della campagna elettorale, quando mi è capitato di postare qualcosa o di commentare qualcosa che riguardasse per esempio le questioni legate al razzismo e all'antirazzismo, piuttosto che questioni generali riguardanti l'antisessismo, le donne, sapete che mi diceva? Diceva: voi perciò avete perso, chi se ne fotte di queste cose, ce ne fotte a noi e basta, e deve passare. Parlare di quello che sta succedendo in questo momento, mi riferisco ad Afrin, a quello che sta accadendo, alla Turchia, chi ci dice questo? Perché, vabbè, ma noi abbiamo i pullman che non funzionano e tu ti metti a parlare dei curdi, ti metti a parlare della Palestina, ti metti a parlare dell'antisessismo, chi se ne frega, noi abbiamo i problemi nostri, io sono stato licenziato. Non capisce una connessione ed è nostro dovere rendere questa connessione viva, chiara, manifesta nelle lotte e nelle pratiche sociali che tutti i giorni portiamo avanti. Chiudo dicendo una cosa e credo che mi dispiace se casomai ho trascurato qualche tema, qualche questione. Ma il compagno di Rossano prima utilizzava una parola che è la parola fiducia e mi ha fatto venire in mente due cose. La prima, che la fiducia non bisogna tradirla, e cioè che bisogna in qualche modo rispettare il patto che abbiamo fatto esattamente 4 mesi fa e dobbiamo portarlo avanti. Ma la seconda è, come dire, è una chiusura che mi è venuto in mente quando lui ha detto questo. Ci sono delle parole che noi non ci dobbiamo dimenticare, che dobbiamo riuscire a veicolare e a far rivivere. Sono parole che nella mente, nella bocca delle persone comuni esistono già, ma che in qualche modo si sono appannate nel loro senso originario. La parola fiducia mi ha fatto venire in mente, penso l'ha fatta venire a tante persone che sono qui, la poesia di Eluard, no? Sulle parole che fanno vivere. La parola fiducia, la parola compagno, noi ci aggiungiamo la parola sorella, la parola fratello che Eluard utilizza. Evidentemente, bene, queste parole che fanno vivere, che facevano vivere un tempo e che sono state un tempo il legame dei compagni, degli attivisti, dei comunisti, di tutti quelli che volevano trasformare l'esistente e che per trasformarlo trasformavano anche loro stessi, che si impegnavano in una lotta che era una lotta di superamento dei loro limiti individuali, di tutti. Ebbene, io penso che queste parole sono ancora vive. Forse alcune sono sotto la cenere e le dobbiamo rispolverare, forse altre sono troppo antiche e non funzionano più e dobbiamo trovare dei sinonimi che invece parlino, ma dobbiamo riprenderci le nostre parole, assieme alle lotte le parole, e renderle affilate, appuntite, efficaci, e riprenderci le persone ad una, con i gesti e con le parole. Chiudo dicendo questo: le parole a volte ci dividono, noi che siamo, diciamo, da questa parte della barricata, che ci riconosciamo in questa storia politica, lo sappiamo, le parole ci dividono, i fatti ci uniscono, dicevano i compagni guerriglieri. Ebbene, facciamo che i fatti ci uniscano e facciamo in modo che con i fatti vengano delle parole chiare, semplici, da portare al nostro popolo, che soltanto abbiamo dato in prestito ai 5 Stelle, all'astensione, alla Lega.